Grazie ad Angelica. Volevamo ringraziare anche l'editore Gianluca Soletti che ha pubblicato il libro di Anna Maria, e poi ci sono anche delle onorificenze che verranno consegnate adesso. E quindi sono le onorificenze dell'Aquila d'Oro Garibaldina che verranno consegnate dal generale di corpo d'armata Alessandro Della Posta. Se vuole procedere. La prima è, abbiamo qui la dottoressa Doris Lomoro, i Corpi Sanitari Internazionali, Croce Rossa Garibaldina, Forze Internazionali Volontarie di Soccorso e di Pace, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto e riconoscimento delle benemerenze acquisite. Sempre la stessa onorificenza viene data alla dottoressa Francesca Puglisi, scusate l'errore, come Corpi Sanitari Internazionali siamo molto vicino alla Calabria, anche sul femminicidio, e in più portiamo avanti un progetto, un po' regard di Carla Cagliazzo, signora che è stata bruciata a Pozzuoli. Grazie davvero. Un'onorificenza anche alla dottoressa Angelica Artemisia Padella, che ci ha appena letto la storia di Pedatella. Scusa. Prego. Grazie mille. Infine, ultima ma ovviamente non ultima, è l'onorificenza per la dottoressa Anna Macri. Grazie a tutti per essere intervenuti alla presentazione di questo libro e per aver discusso insieme di un tema così difficile. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti.